Sono Giuliana Amorosi, sulle tele Giul, e sono un'artista. Essere una donna nel mondo dell'arte non è sempre facile, non è sempre accettata come figura, c'è bisogno di lottare e di farsi denti. E se sono qui oggi è anche grazie all'esempio che altre donne mi hanno dato. Essere donna ed essere mamma, ed essere in questo caso anche artista. Sono tutti bellissimi attributi, sono bellissimi perché fanno risplendere e risplendono tutti e tre insieme, caratterizzando e influenzandosi a vicenda, mescolandosi l'uno con l'altro. Penso che sia un valore aggiunto perché viene fuori la nostra vera natura, il nostro vero io ed è un'esperienza bellissima, sia a livello fisico, mentale e poi trasportata in quello che faccio, quindi nell'arte, nei dipinti. Essere una donna indipendente è una sfida con se stessa e con quello che si affronta poi nella realtà e nella società. Bisogna fare i conti ogni giorno con, chiamiamoli piccoli attriti, che sono ancora, fissi o comunque sono ancora presenti nella società e nella vita che viviamo anche oggi. Essere indipendenti è una conquista a cui non si arriva mai, non c'è mai fine. Ogni giorno bisogna conquistare sempre un pezzettino di più ed è quello, diciamo, che rappresenta la mia arte. Una tela alla volta, un messaggio per volta, è una piccola conquista. Spero che i miei lavori riescano a far passare questo messaggio. La visione che ha la società di me o di questo tipo di donne è sempre difficile o comunque viene sempre etichettata. In realtà quello che rappresenta una donna, quello che è realmente una donna, al di là di quello che fa, ma di tutto quello che fa, di tutto quello che è la sua vita, non può essere etichettato, non ci sono etichette, non c'è un modo giusto o un modo sbagliato, ci siamo solo noi in quanto donne e in quanto consapevoli e con la voglia di esserlo. In questa giornata contro la violenza sulle donne, oggi per me è importante, e se riesco io con la mia arte, lanciare, dare un messaggio a voi di essere ambiziose, di andare oltre. La cosa che più mi piace dell'arte è che non ha regole, non ci sono regole scritte. Fate lo stesso della vostra vita, ovviamente tenendo conto sempre dell'uguaglianza e della parità. Ma siate ambiziose, andate avanti, proseguite sulla vostra strada e non lasciate che delle etichette vi intrappolino o vi limitino nella vostra vita.